Chissà cosa è successo realmente. Comunque, ieri sera è caduta dal 10° piano. La conoscevi? Sì, certo. Ma non ho mai lavorato con lei. Era con l'agenzia Tendi. 3 in un solo anno. Questa faccenda susciterà molto scalpore. Marco! Oh, quella è una brutta storia. Povera ragazza. Sei pronto? Per cosa? Il capo vuole vederti. Il capo vuole vedermi? Ma dai, sicuramente hai sbagliato persona. No, ha detto che vuole parlare con te. Con me? Andiamo, datti una mossa. Posso? Certo, entra. Marco, dobbiamo assolutamente scovare un nuovo talento e vorrei che fossi tu ad occupartene. Ho bisogno di una nuova modella, non oltre i 20 anni, con un'immagine pulita, fresca, perfetta. Tu hai un occhio particolare e mi sembri l'uomo adatto per trovare la ragazza che stiamo cercando. Te la senti? Io? Sì, certo. Un mio carissimo amico, uno stilista francese, sta cercando una modella per lanciare la sua nuova linea di abbigliamento. Una modella con la personalità che vada bene per il mercato giovane. Probabilmente non sono l'unico a cui si è rivolto, ma vorrei essere io a procurargli il tipo di ragazza che cerca. Beh, farò del mio meglio. Stefania ti darà tutte le informazioni di cui hai bisogno. Tu tienimi informato. Mi raccomando, Marco, conto molto su di te. Non deludermi. Non la deluderò. Promesso. Che c'è? Dobbiamo trovare una via per inserirci nel mondo della moda, ma senza creare panico inutile. Hanno già troppa paura. Sì, certo. Accidenti, 3 modelle. All'ultima è stata uccisa in modo atroce. Ah, oltretutto, su questo caso si sta mobilitando la stampa. Il questore è sotto pressione e chi ci va di mezzo? Noi. Ah, questo è certo. Ce l'hai una sigaretta? Ho smesso di fumare. Di nuovo? Mm? È la terza volta in un mese. Già. Andiamo a comprare.